Benvenuti ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per andare a commentare i gironi di tutte le squadre italiane in Europa. Detto questo, iscrivetevi al canale, tanti mi piace qua sotto, commentate voi, ditemi la vostra, cosa ne pensate qua sotto nei commenti e scaricate OneFootball perché è l'app migliore per seguire tutto il mondo del calcio. Detto questo, direi di andare ad analizzare e partendo dalla Champions League perché i primi sorteggi sono stati da lì. Quindi ora andremo ad analizzare Juventus, Napoli, Inter e Milan. Il girone della Juventus è composto da Paris Saint-Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Allora, do un parere. Allora, PSG sicuramente è andata male, però diciamo che nella prima fascia c'è. Cioè, erano tutte lì, Manchester, il Manchester City, o il PSG o il Bayern, cioè più o meno è vero che il PSG davanti con Neymar, Mbappé e Messi, però anche se pigliavi il Manchester City affrontare Haaland, De Bruyne e quella gente lì non era, cioè sulla prima fascia lì la Juve secondo me poteva capitare nel girone del City, nel girone del Paris, lì se la Juve fa la Juve se la gioca secondo me col Paris Saint-Germain, però è vero che comunque davanti loro hanno dei mostri, non dei umani, quindi può essere difficile. Benfica, quanto riguarda il Benfica, può essere una squadra insidiosa che ha perso Núñez, che però comunque è sempre il Benfica, cioè fa sempre la squadra da terza fascia. Potrebbe essere quella partita tipo un Juve-Porto dove arrivano lì, la Juve favorita. Però poi sul campo fai fatica a vincere e clamorosamente magari vincono 1-0 gli avversari. Può succedere, non, io se nella partita Benfica-Juve vincesse il Benfica per 1-0 non mi meraviglierei di nulla perché la Juve è capace di tutto, a vincere col Paris e a perdere col Benfica. Maccabi Haifa, cioè diciamo una squadra che non conosco sinceramente, però sembra abbordabile, magari un po' la trasferta sarà difficile perché una cosa o un'altra la farà freddo, poi il viaggio è lungo, i giocatori saranno stanchi, però poi per il resto c'è cioè il PSG, Benfica, Maccabi Haifa, diciamo che non dico che è abbordabile come girone perché Benfica è insidioso, Paris al Paris, però se fa la Juve almeno da seconda ci passi, poi per il primo posto te la giochi col Paris Saint-Germain. Sicuramente però cioè, diciamo che ce la può fare se la Juve fa la Juve. Girone più facile penso ce l'abbia il Milan di tutte le italiane in Champions perché c'ha Chelsea, Salisburga e Dinamo Zagabria. Chelsea sì, si è rinforzata, ha preso Koulibaly, ha preso Sterling. Però ci sono squadre molto, ma molto più forti del Chelsea, questo lo mettiamo in chiaro. Ed è una squadra che in campionato alterna prestazioni sì e prestazioni no. Quindi può essere a vantaggio del Milan questa cosa. Poi il Salisburgo, che secondo me per il Milan è abbordabile, e la Dinamo Zagabria potrebbe essere una trasferta insidiosa proprio per le varie cose, magari quella squadra che tu sottovaluti, però poi c'ha quei talenti che te li tira fuori, anche il Salisburgo. Che ha tirato fuori Haaland, c'hanno quei talenti che te li tirano fuori, tu sottovaluti e poi te la pigli in quel posto. Però il girone del Milan è il più facile, secondo me il Milan potrebbe ambire anche tranquillamente, non dico tranquillamente, però se la può giocare con il Chelsea per il primo posto nel girone. Napoli, questo non è un girone facile del Napoli, che c'ha Ajax, Liverpool e mi sfugge l'ultima squadra, i Rangers che comunque arrivano da una finale di Europa League, cioè non è che affrontano l'ultima arrivata, arrivano dalla finale di Europa League i Rangers, quindi un po' di esperienza ce l'hanno anche loro, quindi per il Napoli non è un girone facile perché l'Ajax sì è vero sta vendendo tanto, quindi è abbordabile, oddio, è normale, cioè Napoli-Ajax se la giocano, Liverpool è di un altro mondo. Non c'è bisogno che io dica qualcosa, Liverpool è di un altro pianeta. Però penso che se questo Napoli, visto nelle prime due giornate di campionato, può fare bene in Champions. Cioè, nel senso io dico la mia, il Napoli potrebbe arrivare secondo, non di più nel girone. Però potrebbe fare bene, andare agli ottavi, potrebbe fare un bel percorso. Ajax, Liverpool e Rangers non è un girone facile, eh. Non è un girone facile perché i Rangers hanno vinto
sono arrivati in finale d'Europa League l'anno scorso. Liverpool, cioè, ragazzi, basta vedere la squadra. È la favorita tra un po' per vincere la Champions League. Poi l'Ajax non è da sottovalutare perché qualche talento ce l'hanno sempre, da Granve Bergkamp, che è andato dal Bayern Monaco, mi sembra, poi Anthony, Calvert, mi vengono in mente, De Ligt, De Jong, li tirano fuori sempre dei talenti, quindi il Napoli deve stare attento magari a quei giocatori che non si conoscono, però alla fine poi sono forti e vanno a finire in grandi squadre. Ragazzi, poi che devo dire? L'Inter c'ha il girone di ferro. L'Inter c'ha il girone di ferro. Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Pilsen. Capirai? Viktoria Pilsen, Bayern Monaco e Barcellona, raga. Bayern Monaco e Barcellona. Bayern Monaco che, tra l'altro, il girone, Lewandowski affronta la sua ex squadra. Bayern Monaco e Barcellona. Cosa dobbiamo dire? Niente, secondo me, cioè, Barcellona non puoi dire neanche che è abbordabile perché se hanno preso Lewandowski, hanno preso Kessié, hanno preso Christensen, hanno preso. Se non vendono, c'hanno Aubameyang, se non vendono, c'hanno Depay, se non vendono, comunque, cioè, Gavi a centrocampo, Pjanic, Pedri, raga, sono forti. Hanno preso Koundé in difesa, in porta c'hanno Ter Stegen. Dembélé, Ansu Fati, Barcellona, poi il Bayern Monaco, cosa devo dire? Hanno preso De Ligt, c'hanno Kimmich, c'hanno Neuer, c'hanno Mané, c'hanno Sané, c'hanno Gnabry, c'hanno Coman, c'hanno Minchié, c'hanno Nané, tutti Sané, né, tutti costoni. Il Bayern, vedo, cioè, Bayern Monaco e Barcellona, l'Inter, i giocatori ce l'ha l'Inter, però l'Inter di ieri sera con la Lazio. Sarà attento anche a Viktoria Pilsen. No, perché raga, questa è la partita di ieri sera. Cioè, se giochi così anche in Champions, guai, ne prendi tanti schiaffi. Però il girone di ferro è quello dell'Inter. Girone di ferro, vi auguro di fare, cerca di fare una buona Champions, però secondo me scende in Europa League. Passiamo direttamente all'Europa League. Anzi, prima dell'Europa League passiamo direttamente alla Fiorentina in Conference League, che vince preliminari col Twente all'andata 2-1 e ritorno 0-0 con Terracciano che fa Superman che vola e prende tutto, porta la Fiorentina ai gironi di Conference League. Il girone della Fiorentina mi sfugge, lo vado a vedere su OneFootball. In realtà i gironi di Europa League e Conference non è che l'ho seguiti moltissimo, a parte quelli della Roma. Poi per il resto non è che mi sono informato, andiamo a vedere subito la Fiorentina. Con chi è? Fiorentina subito nel gruppo A con Hertha of Modeltan FC, Başakşehir, Ligas Football Scuola. Squadre che non conosco, però il Midtjylland è di Scozia, l'Hertha of quella roba là. Poi vabbè, c'è il Başakşehir che già lo conosciamo, che la Roma ci ha giocato in Europa League. E poi l'altra, Scuola, quella roba là. Lettonia. Lettonia è una trasferta lunga, quindi già che giochi di giovedì, poi vai fino a Lettonia. Ma che squadre sono, mi chiedo io. Sono quelle trasferte insidiose che ci sono quei campi di patate come a Bodø/Glimt. Loro sono talmente abituati, gli altri no. E giustamente poi vai a perdere perché poi sui campi di patate, regà, loro ci sono abituati. E tu no, è normale. Lettonia. Vabbè. Poi andiamo a vedere quello della Fiorentina qua dovrebbe essere, cioè in teoria prima nel girone a mani basse proprio. Potrebbe fare 6 punti su. Potrebbe vincere 6 partite su 6 se andiamo a vederla. Però, come ho detto prima, campi di patate, trasferte lunghe, una cosa e un'altra, potrebbe dare fastidio. E andiamo a vedere invece quelli dell'Europa League. Andiamo a vedere la classifica, i gironi. Ma c'è qualche problema. C'è qualche problema, c'è qualche problema, c'è anche del OneFootball, perché mi dava i gironi quelli scorsi, non so che ciocchi fa OneFootball. Allora, mi dà ancora i gironi, non so perché mi dà i gironi scorsi, vabbè.
Scriviamo su Google, regà, ve lo dico subito. Allora, la Lazio c'ha il Feyenoord, il Midtjylland e lo Sturm. Sturm, dico niente, ci vinciamo di basse. Midtjylland può essere insidiosa come squadra perché l'ho già sentita nominare. È una squadretta insidiosa. E il Feyenoord, ti poteva andare meglio in effetti. Ti poteva andare meglio. Però Lazio che se gioca come ha fatto ieri sera con l'Inter ce la dovrebbe fare. Andiamo a vedere invece quello della Roma. Una squadra alla sua memoria. Roma, Ludogorets, Real Betis e Helsinki. Allora, Ludogorets ci poteva andare meglio, ecco, perché Ludogorets è una squadra che io meno male la conosco, cioè rispetto a quelle squadre sconosciute è una di quelle che fortunatamente so qualcosa e può essere insidiosa. In più Real Betis proprio peggio del Real Betis non c'era, terza fascia Real Betis abbiamo preso, terza fascia Real Betis e poi Helsinki vai a giocare in Finlandia, vabbè, noi andiamo in Finlandia, Mourinho che non ha mai giocato in Finlandia, vai in Finlandia a affrontare l'Helsinki con i campi di patate. Non lo so, raga, qua allora Ludogorets potrebbe darci fastidio. Real Betis. Terza fascia, questi noi ci giochiamo al primo posto nel girone con Real Betis. Con lo Betis Siviglia, con Real Betis ci giochiamo il primo posto del girone. Real Betis, che magari nessuno conosce la squadra, è una squadra che mena, c'hanno Fekir, c'hanno giocatori di qualità. L'anno scorso sono arrivati quinti in campionato a un passo così dalla Champions League. Ma cioè, mi aspettavo, ci poteva andare meglio in effetti, perché Ludogorets, Real Betis. Sì, noi siamo la Roma, abbiamo Abraham, Dybala, Pellegrini, quello, Zaniolo, quando tornerà Wijnaldum, quello e quell'altro. Però, minchia raga, Real Betis. Cioè, ci poteva andare meglio, tra virgolette, dai. Detto questo, due paroline. Secondo me, la Juve passa. Il Milan passa. Il Napoli se la gioca con l'Ajax per il secondo posto. L'Inter, secondo me, scende in Europa League. La Roma passa, dovrebbe passare. La Lazio alla fine ce la fa e la Fiorentina ce la fa a mani basse. Questi sono i miei pronostici. Ho detto due paroline. Questo video non so quando uscirà. Uscirà tra, probabilmente quando inizierà Juventus Roma o dopo, oppure domani, domenica, non lo so. Però detto questo, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi, soprattutto del girone dell'Inter, perché è quello più di ferro e detto questo, niente, ci vediamo nel prossimo video. Beh, ragazzi.